Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Brutta vicenda per Albano Carrisi, l'uomo ha tradito sua moglie ma è stato smascherato davanti a tutti. Imbarazzo senza fine. Una vicenda quella tra Albano Carrisi e una donna spagnola che ha dell'assurdo. Albano si trova in una situazione davvero difficile, diviso tra due donne. Carrisi è ben noto per le sue storie d'amore travagliate e sempre al centro dell'attenzione mediatica. Anche questa volta sembra che per l'uomo non ci sia scampo ed è finito nuovamente nel ciclone. Carrisi è uno dei cantanti più apprezzati del mondo della musica, insieme a Romina Power ha prodotto hit di grande successo come Felicità e Nostalgia Canaglia, diventando una vera e propria star internazionale. Con Romina ha alle spalle un matrimonio lungo ben 30 anni e 4 figli insieme, la loro unione si è, però, sgretolata quando hanno la maggiore Ilenia è scomparsa in circostanze sospette. Dopo anni separati i due hanno ritrovato l'intesa tornando a cantare e a fare musica insieme, destando anche qualche sospetto circa una loro probabile riconciliazione amorosa. In tutto questo trambusto come si colloca l'altra storica compagna di Albano? Lale Ciso sembra non essere preoccupata della vicinanza di Albano a Romina nonostante un po' di gelosia. Ma ora c'è un'altra vicenda che potrebbe davvero mettere in allarme l'amore con il cantante pugliese. Vediamo i dettagli. L'amore tra Loredana e Albano Carrisi. Dopo il matrimonio con Romina Power Albano si è legato sentimentalmente a Loredana Lecciso, con la quale ha avuto altri due figli e tuttora vive nella loro meravigliosa tenuta a Cellino San Marco in Puglia. In oltre 20 anni di relazione la coppia ha attraversato alti e bassi, uscendone però sempre più forte di prima. Una terribile rivelazione sembra, però, mettere a repentaglio la storia di una vita. Opsite di un celebre programma spagnolo chiamato Salvame Deluxe, Albano ha cantato le sue più belle canzoni ripercorrendo tutti gli anni della sua carriera. Ad un certo punto, però, una donna ha chiamato alla trasmissione di Canal 5 e ha smascherato il cantante affermando di aver avuto una relazione con l'uomo durata 3 anni. Inutile dire lo stupore generale e la negazione più totale da parte del cantante salentino. La presunta amante di Albano Carrisi si chiama Patricia Donoso e, come riportato sul sito di Davide Maggio, avrebbe detto: "Siamo stati in contatto per 3 anni. Dica lui quel che vuole, ma ci siamo telefonati". Patricia ha confessato di aver conosciuto Albano ad una partita allo stadio di San Siro, affermazioni subito negate dal cantante che ammette di essere andato solo una volta ma non con lei. Il cantante ha inoltre confermato che procederà per via legali per nei confronti di questa donna, accusandola di diffamazione e negando ogni sua dichiarazione, sebbene dei due esista una foto insieme che comunque non proverebbe nulla. "Hai detto solo una bugia", ha replicato Albano scocciato mentre cerca ancora di preservare privacy per la sua famiglia e l'unione forse ancora ben solida con Loredana Lecciso. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video. We'll be right back.